La natura, la dura vita dei contadini nelle campagne della Maremma, le scene militari, i paesaggi, le marine, i ritratti. C'è tutta la varietà e l'arte di Giovanni Fattori nella mostra antologica che sta per aprire i battenti a Palazzo Zabarella e che qui vediamo ancora in pieno allestimento in anteprima. Un centinaio di opere in gran parte provenienti da Palazzo Pitti, dalla Fondazione Brera e dal Museo Fattori di Livorno. Da molto tempo non si vedevano tutti assieme in una mostra ben costruita che rende omaggio a un capitolo che ha portato l'arte italiana nel mondo, anticipando molte delle tendenze che poi saranno proprie del primo Novecento. Giovanni Fattori fu il padre dei macchiaioli, le sue sperimentazioni sulla tela lo rendono un pittore unico e ammirato in tutto il mondo. Per Fattori è una grande antologica, molto speciale, perché riusciamo a riunire qui i grandi capolavori, cosa che non si faceva da 30-40 anni. Una mostra che prosegue, diciamo così, quella che è stata anche l'ideale della Fondazione finora, di racconto artistico. Ma anche quella più importante, perché Fattori, in effetti, di questo gruppo di macchiaioli è il vero protagonista, è il grande pittore dell'Ottocento italiano. Lui è stato il leader di quella che si chiama la rivoluzione della macchia. È stato uno dei primi che ha sperimentato la macchia e l'ha sperimentata più a fondo, cioè questo modo di dipingere attraverso questi forti contrasti di luce e colore che creano un'immagine sintetica molto moderna. Anche quando c'è stato il centenario nel 2006 non è stato ricordato in maniera adeguata, quindi questa mostra vuole risarcire quella dimenticanza e soprattutto tenere conto che passando gli anni abbiamo anche un'idea più precisa della sua grandezza grazie a nuove opere che sono emerse e che sono presenti in questa mostra. Luce che abbaglia nel famoso quadro Il Muro Bianco o che fa invidiare le dame che chiacchierano al sole di fronte al mare toscano nella famosissima rotonda Palmieri. Non imito né rammento nessuno, soleva dire di sé, raccontando una pittura originale che, se anche necessariamente è figlia di un'ispirazione, la trova in secoli lontani, nei colori e nei temi del Rinascimento a cui sembrano far riferimento alcuni ritratti, ma che è anche costellata di innovazioni non soltanto nella tecnica della macchia, ma soprattutto per i tagli di prospettiva e di luce. Una luce che attira lo sguardo al centro della scena, creando atmosfere indimenticabili. La rappresentazione della realtà che in letteratura verrà poi interpretata dal verismo di Verga e che a tratti disegna una natura ideale e a tratti invece si carica di contenuti sociali. Per Fattori, che era un pittore molto moderno, che era un uomo molto sensibile, andare a Castiglioncello, sulla costa livornese e soprattutto in Maremma, era il modo per fuggire alla confusione delle grandi città e crearsi un suo paesaggio ideale in cui meditare su una cosa su cui dovremmo noi sempre pensare, il contatto che fu fondamentale tra l'uomo e la natura. Una storia tutta italiana che meritava davvero di non essere trascurata e a cui la mostra, che rimarrà allestita fino a fine marzo, rende finalmente merito.